Il domatore di Aquiloni, l'officina manageriale per gestire l'impresa, un podcast di Parole di Management. Nella nuova puntata del domatore di Aquiloni entriamo in Ferrarelle. È un'azienda iperconosciuta, quindi ci limitiamo a dare giusto qualche numero. L'organizzazione conta 450 persone e un giro di fatturato di 240 milioni di euro, con due siti produttivi. Di Ferrarelle fa parte anche Amedei Toscana, che è un'azienda di cioccolata di Pontedera, siamo in Toscana. Ospite della puntata è Marco Pesaresi, direttore generale di Ferrarelle. Benvenuto al domatore di Aquiloni. Grazie dell'invito, mi fa molto piacere. Voglio raccontare brevemente dietro le quinte che ci ha portato a incontrare per ora virtualmente Marco Pesaresi. Da qualche mese la casa editrice Este, ricordo che la Este è l'editore di Parole di Management, che è il quotidiano che ospita il nostro podcast, ha pubblicato il libro Il Leader Nudo di Emiliano Maria Cappuccitti. E Marco Pesaresi di recente su LinkedIn ha commentato proprio questo libro che, come dice il titolo stesso, affronta varie questioni legate alla leadership. E noi quindi abbiamo sfruttato questa occasione per invitarlo a parlare di leadership nel nostro podcast, visto che in questa sede parliamo davvero di questo tema. Dunque, iniziamo da qui. Lei ha scritto in questo post: il leader nudo mi ha smontato certezze, sollevato dubbi, suggerito riflessioni. Condivida con noi allora questi dubbi, le sue certezze smontate e le riflessioni sulla leadership che ha fatto. Certamente, grazie. Questo è un libro che ho letto con grande interesse, anche perché scritto da un ex collega e caro amico, che è Emiliano Cappuccitti, con il quale ho condiviso due percorsi molto belli. Un primo in Birra Peroni, lui era direttore delle risorse umane, ovvero direttore commerciale, e successivamente in Coca-Cola HBC, dove ancora una volta lui era direttore personale e io direttore commerciale, quindi siamo un binomio abbastanza collaudato. Quindi quando ho scritto questo libro l'ho letto, ripeto, di slancio e con interesse. Perché dico che mi ha smontato delle certezze o suggerito delle riflessioni? Perché lo schema in questo libro l'ho trovato molto interessante. Di fatto passa attraverso tutta un ventaglio di approcci di leadership che di fatto ho potuto vedere e guardare con i miei occhi e talvolta anche interpretare nel corso della mia carriera, dal leader ipercarismatico che lui definisce il leader supereroe, a quello invece con alte competenze tecniche, al leader prettamente empatico e via discorrendo. Adesso non sto a scorrerli tutti. Di fatto, valutandone certamente gli aspetti positivi, ma soprattutto evidenziandone l'inadeguatezza di questi tempi moderni. Quindi la prima grande riflessione è: ovviamente non c'è uno stile di leadership vincente sempre e in ogni stagione, ma certamente va riferito al contesto nel quale si opera. Oggi viviamo in un contesto di grandissimo cambiamento, di grande incertezza, con anche dei cambiamenti sociali e di comportamento nel mondo del lavoro evidenti, e quindi lo stile di leadership che magari era vincente qualche anno fa non lo è più. E quindi questo suo suggerimento di un leader nudo che, diciamo così, si espone in prima persona anche con le sue fragilità, si appoggia ancora di più alle persone, crea una, diciamo, un'alchimia di lavoro nella quale c'è ascolto, c'è co-creazione e non c'è, come dire, quello schermo che deve proteggere il leader e farlo sempre apparire scintillante, brillante, inattaccabile, perfetto, ma in realtà invece lo propone come un leader fatto di dubbi anche, e su questo mi piacerà tornare se vorrà, di fragilità e quindi anche di necessità di appoggiarsi agli altri, di ascoltare. L'ho trovata una proposta di leadership molto interessante. Ed è stato divertente, ribadisco, percorrere questi stili di leadership, perché in ognuno di essi ho rivisto qualcuno con il quale ho lavorato, magari negli anni 90 o negli anni 2000, visto che ho 30 anni di carriera, e in alcuni mi ci sono anche rivisto io. Quindi ecco perché, ripeto, mi ha stimolato. Ma al termine, quello che mi sento di dire è che ho trovato centrata questa sua proposta, perché questo è un tempo diverso da tutti gli altri.
ammesso e non concesso che ci siano tempi uguali, ma questo è sicuramente un tempo diverso da tutti gli altri ed impone ogni leader, ad ogni leader una riflessione. Provo a stare sulla provocazione di punto di questo libro, del leader nudo. Lei quanto si sente un leader nudo e in che senso? Cioè, ci racconti un episodio o qualche episodio che testimoniano di fatto come si sente, se si sente un leader nudo? Guardi, autodefinirmi un leader nudo non mi piace, perché poi diciamo si può pensare in alcuni tratti, in alcune caratteristiche di esserlo. Diciamo che la leadership, come in generale la persona tutta e il profilo professionale, evolve, si cresce, si invecchia in certi casi, nel mio caso sì, certamente, e quindi si è diversi da quello che si era come leader qualche anno fa. Diciamo che ho attraversato esperienze molto importanti nella mia carriera e mi sento di poterne citare almeno una, l'esperienza che ho avuto prima di entrare in Ferrarelle come direttore commerciale di Coca-Cola HBC, che è un'organizzazione molto grande. Basti pensare che la forza di vendita tutta in ogni, diciamo così, dipartimento, adesso da un numero grande, superava le 1200 unità, quindi un'organizzazione davvero molto ponderosa, con molti livelli organizzativi e con quindi la necessità di motivare persone anche molto lontane e distanti nei livelli gerarchici e nelle geografie, di allinearli verso un modo di lavorare che fosse omogeneo, di farli sentire importanti in contesti in cui il business non era certamente un business tranquillo, ma anzi un business in difficoltà. Ecco, diciamo che in questo contesto, non voglio entrare in troppi dettagli, ma di particolare tensione, quando non arrivano i risultati, quando senti la responsabilità di un business così grande e anche di tante persone, certamente io ho scoperto, ho valorizzato, valutato ancora di più il valore della co-creazione, cioè della qualità di un leader di aprirsi realmente all'ascolto, di capire che sfide così complesse non possono essere risolte solo con le proprie competenze, con le proprie forze, fare un atto di umiltà, capire di avere bisogno dell'apporto degli altri, e questo se ci pensi è un po' il primo passo della leadership empatica, per la precisione, cioè aprirsi all'ascolto, all'approccio umile di comprendere che si ha bisogno delle idee di tutti. Ecco, questa, diciamo, consapevolezza l'ho maturata in tempi difficili, mi ha consentito di creare un legame molto forte con le persone con le quali lavoravo, uno scambio di fiducia, di impegno, che ha creato un'alchimia molto particolare e che, ne vado molto fiero, ci ha consentito in particolare nell'anno 2019, cioè al mio terzo anno di quel lavoro, dopo due anni passati a ricostruire, di raggiungere risultati molto molto prestigiosi, molto positivi. Quindi una storia a lieto fine, ma che mi ha convinto di quanto essere riuscito a cambiare passo ed approccio mi abbia consentito di legarmi di più con le persone e quindi di creare veramente una squadra molto allargata, non una squadra di tre persone, una squadra di 1000 persone, che è un salto di qualità molto importante. Quindi certamente il valore della co-creazione, che vuol dire tante cose, se vuole ci entriamo, è un qualcosa che oggi pongo alla base della mia esperienza di leadership e di quello che poi cerco di portare adesso anche in un nuovo contesto, evidentemente. E poi ci arriviamo sul leader che co-crea, mi sembra molto interessante, ma visto che ce lo raccontava proprio, ci sta raccontando di questa esperienza fatta in Coca-Cola, dove era direttore commerciale e dove doveva, immagino, visto anche i numeri del team, collaborare con la funzione del personale, che evidentemente riversiva un ruolo molto importante. Quindi due leader, obiettivi differenti ma di fatto convergenti, che devono dialogare. Com'è la relazione fra il mondo, appunto, commerciale, sales, e il mondo direzione del personale? È fondamentale, come ha detto lei, innegabilmente. Il people management nella gestione delle forze di vendita, in particolar modo di forze di vendita così allargate, è la base di tutto. Si possono avere strategie commerciali eccellenti, si possono avere politiche commerciali, strumenti commerciali eccellenti,
ma se non si gestisce bene, e questo è leadership, la persona e le persone che lo compongono, se non si crea, come dicevo prima, motivazione, senso di appartenenza, allineamento, disciplina, sono quattro elementi tutti molto importanti, gli strumenti contano relativamente poco. E nel costruire questo schema di lavoro, la partnership con la direzione del personale è fondamentale. È fondamentale nella selezione delle persone giuste, è fondamentale nella motivazione delle persone che vanno motivate, nella condivisione delle riflessioni sulle singole persone, nella definizione di chi sono i talenti da far crescere e via discorrendo. Devo dire che io ho sempre apprezzato, qui abbiamo cominciato parlando dell'autore del libro Emiliano Cappuccitti, adesso visto che era lui lo posso dire, l'approccio molto concreto che Emiliano ha sempre avuto, che poi si manifestava ad esempio nell'uscire molto spesso in affiancamento con le persone, quindi una direzione del personale che non stava dietro una scrivania, lui come i suoi collaboratori dietro una scrivania a fare, diciamo così, un po' il compitino, lasciamola dire in questi termini, ma che scendeva in campo con noi, si affiancava con le persone, a volte con il singolo venditore, tornava, mi proponeva riflessioni, mi indicava talenti da scoprire. Ecco, questo tipo di approccio molto pragmatico, molto hands on, le mani sul tavolo e sul business, mi ha aiutato moltissimo. Quindi molto dipende anche dall'approccio. Certamente da parte di ambedue non c'era, e quando parlo di ambedue non parlo solo delle due persone ma delle due funzioni, non c'era una logica di silos, non mi toccare, le vendite sono mie, tu dimmi solo quanti aumenti di stipendio posso praticare e poi decido io a chi darli, ma c'era molta condivisione. Adesso non voglio tornare al tema della co-creazione, ma certamente un'integrazione nel lavoro ha favorito questo esercizio. Questo è certo, e credo che sia la base delle buone performance che siamo riusciti a portare, ne sono convinto. Ma ci andiamo al tema della co-creazione, perché ovviamente è una provocazione, lo capirà bene, perché qualcuno potrebbe dire che in qualche modo si apre il fianco o si ha la possibilità di avere qualche alibi, cioè non è che così co-creando il leader in qualche modo venga meno al suo ruolo di leader, un po' come forse ce lo siamo immaginati in varie occasioni, cioè di guida. Cerchiamo di strutturare il processo, quantomeno la logica che cerco di seguire. Non c'è dubbio che il leader debba definire la destinazione e tendenzialmente la rotta, quindi la strategia fondamentalmente. Già nella definizione della rotta si può aprire a una co-creazione, si possono ascoltare opinioni, anzi è questo il momento più importante. Non c'è dubbio che il leader sia chiamato a fare delle scelte. La co-creazione non vuol dire una democrazia, la maggioranza vince o finché non siamo tutti d'accordo non ci muoviamo. Significa ascoltare le idee di tutti, ascoltarle veramente in maniera attiva, non in maniera, come dire, posticcia, e accettare anche i dubbi che l'ascolto comporta. Il dubbio per me è un sintomo di intelligenza, l'uomo che non ha dubbi di solito prima o poi finisce male, quindi è giusto avere dubbi, è giusto parlare, però poi è chiaro che la responsabilità del leader è quella poi comunque di prendere una decisione, prendersene le responsabilità e andare avanti dopo aver ascoltato tutti. Quindi co-creazione non vuol dire tutti felici, tutti d'accordo, vuol dire però che ognuno ha contribuito a mettere un mattone, dopodiché qualcuno rimarrà scontento perché la sua idea non è stata accettata, qualcun altro sarà più felice perché invece ha visto più aderente la direzione presa a quello che aveva proposto, ma tutti hanno partecipato a questo momento di costruzione. Ma il leader la decisione poi la deve prendere, quindi non voglio passare un messaggio sbagliato. La responsabilità il leader se la prende, la decisione la deve prendere, la sintesi la deve fare, a volte scontentando qualcuno. Faccio un passo indietro. E come dire, mi metto a nudo, visto che parliamo di leader nudi, no? Io quando ero in Coca-Cola ho fatto uno di questi assessment che le multinazionali fanno fare ai suoi leader, nei quali ci si mette in discussione, un assessment molto profondo che ha anche alcuni aspetti di psicanalisi e via discorrendo, insomma mi hanno scannerizzato ben bene, e quando mi hanno restituito il feedback dopo questi 3 giorni molto impegnativi, devo dire che
fu veramente un regalo questo feedback, cioè mi aprì un po' gli occhi su tanti aspetti del mio modo di lavorare, e tenga conto che l'ho fatto quando già avevo, non so, 5-6 anni fa, insomma, 47-48 anni, gestivo 1000 persone più, insomma, mi sentivo già abbastanza avanti, no? E ecco, uno dei feedback che mi sono stati dati era proprio questo: guarda Marco, che tu sei come quell'ingegnere che si mette a costruire un palazzo, si chiude dentro una stanza, disegna il palazzo, lo disegna alla perfezione, lo guarda nei minimi dettagli, e una volta che l'ha completato è molto fiero di quello che ha fatto, e tendenzialmente è un ottimo lavoro, ma quando lo vai a presentare a chi te lo deve approvare, se anche ti fanno cambiare la forma di una finestra che la vogliono ad arco invece che squadrata, tu ti chiudi e cominci a resistere, perché dici no, la mia creatura è perfetta, non me la devi toccare. Quindi io sono il primo a cui fu detto: impara cosa vuol dire co-creare, magari quel palazzo non verrà perfetto come l'avevi disegnato tu, ma vuoi mettere che tutti si sentono parte della costruzione di quel palazzo, quanto maggior coinvolgimento, impegno, diciamo così, emozioni positive si porta dietro l'aver coinvolto gli altri nel farlo? Quindi devi accettare che magari quel palazzo non risulterà proprio perfetto come lo volevi tu, ma la costruzione di quel palazzo verrà molto meglio di quella che tu vorresti imporre a tutti. Quindi il primo che ha ricevuto questo feedback sono io. Ci ho riflettuto e ci ho lavorato. Non dico che oggi sono perfetto, tante volte sono io che dico: ragazzi, basta, andiamo avanti così. Quindi non sto parlando di fulminazioni sulla via di Damasco o cose del genere. Semplicemente è un lavoro graduale, ma mi ha fatto capire l'importanza, e cerco di portarla nel mio lavoro di tutti i giorni con le persone con le quali lavoro. Mentre rispondeva alla domanda, mi è risuonata un'ulteriore domanda, perché questo ascolto di opinioni potrebbe dare, e l'esempio che ci ha fatto è molto chiaro, anche delle opinioni differenti rispetto al gruppo, rispetto ad altre persone, rispetto al leader. Da leader ci ha raccontato cosa vuol dire appunto trovarsi in una situazione di pensare in maniera differente, ma da leader ci racconti cosa fa quando qualcuno del gruppo ha un'opinione differente e che vive le sensazioni che ha vissuto lei. Allora, intanto, se si riesce ad adottare un approccio ben strutturato, a volte una persona rimane delusa perché le sue idee non sono accolte, ma magari un'altra volta qualcun altro rimarrà deluso e invece questa persona troverà maggiore, diciamo, ascolto. Quindi, come dire, se si riesce a strutturarlo come modus operandi, ci sono le volte in cui è buono per qualcuno e magari meno soddisfacente per qualcun altro, e le persone lo vedono e quindi ne traggono un'idea di onestà, diciamo così, di trasparenza. Nessuno qui ce l'ha con qualcuno. Certo, a volte un leader deve gestire la frustrazione delle proprie persone quando non credono in certe decisioni, quando vorrebbero prendere altre direzioni, e si deve prendere carico anche di gestire queste frustrazioni. Io credo molto anche nel dialogo individuale, soprattutto con le persone chiave dell'organizzazione, cercare di spiegare il perché di certe scelte, cercare di argomentarle, ma non giustificandosi, semplicemente cercando di dare argomenti e poi voltando pagina e andando avanti. Quindi, ripeto, il leader certe volte ha un ruolo anche ingrato, quello di prendere decisioni che per definizione non faranno mai contenti tutti. Quello che è importante è che ne traspaia, secondo me, la figura di una persona che agisce con trasparenza, con onestà di pensiero, con apertura mentale, e dopodiché però di fronte a due opinioni contrastanti non si può rimanere in mezzo. Bisogna decidere, bisogna andare avanti, e la gente questo lo deve capire. Guardi, un tipico esempio nella pratica di questo comportamento è quando si definisce un target. E questo è uno delle discussioni più frequenti in certe organizzazioni, no? Io ho fatto il direttore commerciale tanti anni, quindi io vado in una discussione di budget in cui devo concordare con il mio amministratore delegato quali sono gli obiettivi dei prossimi anni, e dico: io più del, non lo so, di una crescita dell'X% non posso portare. Ma questo non corrisponde all'obiettivo che ha in mente un leader, che magari deve finanziare certi investimenti, deve portare un certo tipo di trasformazione, e lui ti dirà probabilmente: no, tu non mi puoi fare solo X, l'obiettivo è X più Y, e cioè molto più alto. Allora io dico sempre che le forze di vendita di successo e di leader di successo sono quelli che certamente attraversano un momento di negoziazione sull'obiettivo,
ma nel momento in cui la negoziazione finisce e l'obiettivo viene assegnato, e nel caso specifico sarà sicuramente più alto di quell'X che volevo portare io, la capacità di girare l'interruttore, non pensare più al target che ci si era messi in testa e mentalizzarsi sull'obiettivo più alto, sulla sfida e sul come raggiungerla, senza cadere nella trappola del io l'avevo detto, ma se tutto sommato faccio quello che avevo detto io, un po' di più, è grasso che cola e via discorrendo. Ecco, la capacità di trasmettere alla propria organizzazione questa mentalità, non mi interessa più quell'X, me lo sono scordato, noi dobbiamo fare Y e basta. Ecco, questa è un talento di un leader e come un leader setta la mentalità dell'organizzazione. Ecco, molto spesso nel definire gli obiettivi, come leader mi sento a volte di affrontare conversazioni difficili, ma cerco sempre di far capire a queste persone che questa è mentalità orientata alla performance e quindi è anche una crescita per ciascuno di noi, affrontare target più sfidanti. Però nessuno è contento quando entra con un più 2 e qualcuno gli dà un più 10, no? E bisogna, adesso faccio due numeri a caso evidentemente, bisogna farglielo capire e bisogna poi stare insieme poi a portarlo quel famoso più 10 una volta che è deciso. Bisogna anche avere le persone cosiddette giuste. Cosa cerca nelle sue persone, le persone di cui si vuole circondare? Qual è quel, lo chiamiamo X Factor, per essere nel suo team? Adesso le dirò veramente forse le percepirà come delle banalità, però le dico quello che io dico ogni volta che prendo un nuovo team, perché lo penso veramente. Cerco nelle persone tre cose. La prima, voglio lavorare con persone brave, e cioè la competenza, perché la competenza non si inventa. E quindi al di là della clusterizzazione in talenti o non talenti, mi servono persone che sanno il mestiere, sanno quello che devono fare. E ripeto, sembra una cosa, è una cosa basilare, però signori miei, funziona così. Nessun allenatore vuole allenare una squadra di brocchi, vuole allenare giocatori forti. E quindi saper scegliere le persone brave e competenti è una qualità di un leader, non guardando in faccia a nessuno, ovviamente, e cioè formando il team migliore. Voglio lavorare quindi con persone brave, prima caratteristica. Seconda caratteristica, io so lavorare solo con brave persone, e uso il gioco di parole apposta, quindi valuto in maniera altissima valori quali la trasparenza, la capacità di giocare di squadra realmente, non avere agende individuali, non usare silos, riuscire a lavorare realmente come squadra e non come individuo. E le assicuro che anche persone molto competenti che avrei scelto per la competenza, finisco per escluderle per questa seconda caratteristica, perché magari sono dei bravissimi battitori liberi, ma non entrano all'interno di un lavoro di squadra vero. E la terza caratteristica, l'ho detta prima, la capacità delle persone che lavorano con me di prendersi un commitment. Possiamo discutere, commitment, un impegno, possiamo discutere sulla negoziazione di un target, ma voglio persone che una volta che ricevono un target, come ho detto prima e lo ripeto, girino l'interruttore e pensino solo a farlo. Non ho mai sopportato, è una brutta parola, però insomma ho sempre rifiutato la logica del, sintetizzata in due frasi, ho fatto del mio meglio e io l'avevo detto. Sono le due frasi che secondo me sono un buon proxy per capire che non sono di fronte a leader con i quali mi piace lavorare. Non voglio esaltati, voglio gente realista, concreta, però persone che hanno la mentalità di andare oltre. Ecco, queste tre caratteristiche sono quelle che io voglio. Non credo ci sia un X factor, sono molto solide, ma ho sempre scelto in base a queste competenze, a queste caratteristiche che vi ho appena descritto. Beh, lei, cioè, si sta raccontando il suo stile di leadership, probabilmente nei confronti delle sue persone è un bravo maestro, anche a fronte della carriera, Unilever, Peroni, Coca-Cola, Amedei Toscana, dove è ancora il CEO dell'azienda, direttore generale di Ferrarelle, quindi insomma una carriera che parla da sola. Ma quali sono stati, se ci sono stati, i suoi bravi maestri? Voglio citarne uno in particolare. Ho avuto ovviamente nell'arco di una carriera piuttosto lunga ormai ottimi capi, però io credo di avere avuto un vero mentore
che si chiamava, perché purtroppo non c'è più, Sergio Foti, che è stato lungamente il direttore commerciale di Sagitt, divisione della Unilever Italia, cioè l'azienda dove io ho cominciato a lavorare e l'azienda che produceva e commercializzava tutta la gamma Algida e Findus, quindi gelati e surgelati. Una grandissima azienda da oltre 1 miliardo di euro di fatturato, di cui Sergio Foti è stato direttore commerciale credo per più di 15 anni, adesso non ricordo se 16, 17 o 18. È stato letteralmente il mio mentore, sono entrato come trade marketing trainee, ho finito per lavorare a suo diretto riporto come direttore vendita del canale fuori casa di Algida, e Sergio Foti è stato per me un grandissimo leader. Era una persona di grande carisma, il carisma è un tratto di leadership che non si impara, o meglio, qualcuno dice che si impara e ascolto le opinioni di tutti, però è molto difficile impararlo. È una persona che mi ha trasmesso innanzitutto valori molto solidi, mi ha fatto capire quanto avere dei valori aiuti nei momenti di difficoltà, è un po' come lo scheletro di un leader che ti tiene in piedi quando le cose vanno male, quindi una persona che faceva dell'etica del business un aspetto fondamentale, una persona che ti chiedeva tantissimo da un punto di vista di performance, perché non si accontentava mai. Io delle lezioni che ho imparato con lui, in cui appunto io approcciavo dicendo ma questo non si riuscirà a fare, e vedere lui che mi diceva no, Pesaresi, perché a suo tempo ci si chiamava per cognome, io e lui ci siamo chiamati per nome solo quando siamo usciti tutti e due da Sagitt, è stato un momento anche emozionante per me, ma lui mi chiamava per cognome, e poi vedere che ce l'avremmo, che effettivamente ce l'abbiamo fatta, e capire che lui ci aveva creduto veramente, non era una diciamo strategia comunicativa, era la verità, sapeva di poterci riuscire, ci ha trascinato tutti a grandi imprese, ma al tempo stesso ti chiedeva molto, però ti dava anche molto, ti proteggeva molto, ti lasciava lavorare, ti chiedeva ma ti proteggeva. Ecco, questo schema io sicuramente in maniera, diciamo così, involontaria, ma lo ripropongo molte volte e mi è capitato di riproporlo molte volte, cioè essere una persona molto, molto demanding, che cerca, diciamo così, di massimizzare il risultato, che non si accontenta mai, che se fa risultato si chiede perché non potevo fare di più, questa mentalità me l'ha data lui, quindi chiaramente le persone quando lavorano con me sanno che io chiedo loro molto, però al tempo stesso cerco anche di dare molto, cerco anche di proteggere, perché se vedo che lavorano nella maniera giusta, guai a chi me le tocca, ecco, mettiamola in questi termini, quindi questa alchimia di lavoro genera quella fiducia, e le dirò un termine nel quale io credo molto quando si parla di leadership, crea quella risonanza di emozioni, di idee, di orientamento, che aiuta tantissimo quando si affrontano sfide di business molto importanti. Quindi questa è una persona che a me ha dato molto, purtroppo è scomparsa prematuramente, era anche il mio mentore nel chiedere tanti consigli quando sono uscito da Unilever, quindi sono quei rapporti che si creano, vorrei dire quasi filiali, però soprattutto un grande leader, cioè una persona che ispirava, che guidava, ecco, forse un po' il leader supereroe di cui parla Cappuccitti nel suo libro, che negli anni 90 funzionava molto bene, chissà oggi come avrebbe interpretato la leadership, non lo posso sapere, ma in quel momento è stato sicuramente una guida straordinaria. Grazie a Marco Pesaresi per essersi messo davvero a nudo come leader, ovviamente cito il libro da cui è partita la nostra conversazione, grazie per i tanti spunti che siamo sicuri stimoleranno il nostro pubblico, grazie per essere stato con noi al Domatore d'Aquiloni. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie come sempre a tutti i nostri ascoltatori, l'appuntamento come sempre è alla prossima puntata del Domatore d'Aquiloni. Grazie a tutti e buona continuazione di giornata.